Quanto è importante l'innovazione, ma l'ICT soprattutto, che ruolo ha? Allora, dobbiamo assolutamente crescere, è determinante per tutto il paese, ma giustamente come è stato stamattina, c'è sì l'aumento del PIL, ma c'è anche un progresso sociale e quindi è assolutamente fondamentale crescere. Per crescere, abbiamo degli strumenti che abbiamo fino adesso sottovalutato. Cioè, da quando è partita la crisi nel 2007-2008, parallelamente a una profondissima crisi, c'è stata una profondissima e potentissima innovazione di cui il nostro paese non ha fino adesso approfittato come potrebbe. Non a caso siamo quart'ultimi su 28 paesi europei. Allora credo che ci sia veramente uno spazio di crescita dovuta all'uso intelligente di questa tecnologia che tra l'altro negli ultimi anni è diventata molto leggera, cioè non si tratta di fare mega investimenti di mega infrastrutture, a parte la banda larga, ma che grazie al cielo è in via di risoluzione, o almeno in via di risoluzione del modello. Ma invece possiamo veramente affrontare temi, come è stato detto stamattina, della sanità, cioè rendere interoperabile il sistema sanitario. Cioè dobbiamo cercare, in un paese che diventa sempre più vecchio, quindi anche sfruttare queste tecnologie per ridurre i costi. Dobbiamo innovare la scuola, che è determinante per avere dei ragazzi che abbiano chiaro, che abbiano gli strumenti adatti per affrontare la flessibilità e l'incertezza che li aspetta. E poi ci sono le città. Le città dobbiamo aumentare la qualità della vita senza aumentare le tasse. Abbiamo il turismo che può essere sviluppato in modo significativo grazie a questi nuovi strumenti, in modo da incentivare l'accesso ai beni culturali, ma non solo del nostro paese. Abbiamo il Made in Italy che può esportare di più con l'e-commerce, cioè abbiamo veramente delle grandissime opportunità. Il rischio, se no, è di intercettare solo i problemi che questa grande tecnologia pone, perché ci sono, e sono il tema della sicurezza e il fatto che altri attori internazionali possono benissimo sfruttare gli asset del nostro paese, a partire dal turismo, ma non solo. Quindi l'importante è riuscire a capire cosa sta succedendo, a raccontarlo, e qui mi rivolgo ai leader del paese, a raccontarlo a tutti gli imprenditori, a tutti i funzionari pubblici, il valore che questa tecnologia può dare al nostro paese.